momento di riflessione in vista del bilancio, quindi del programma e del budget triennale del parco. Parto non per importanza, ma come tutti gli anni, dai costi di gestione del parco che dal 2008 al 2023 sono stati di 600 mila euro circa, con progetti in corso o conclusi per quasi 30 milioni di euro. Non sono progetti che abbiamo fatto noi, chiaramente, se non in piccola parte, sono progetti che hanno interessato il territorio, a volte neanche il territorio, diciamo all'interno dei confini, peraltro limitati del nostro parco, ma nel territorio più vasto. Come ogni anno facciamo questa mappa con le attività, diciamo, suddivise per le varie diciamo, aree, con queste faccine che non è un giudizio per nessuno, è semplicemente un elemento di riflessione, quindi non è, però possono servire per darci qualche punto di riferimento. Partendo dal tema natura. Che cosa è successo nell'ultimo anno? Intanto abbiamo avuto un nubifragio che ha creato problematiche consistenti, abbiamo eliminato gli alberi caduti, qui vediamo il Parco Castello con i nuovi alberi posati, parecchi alberi, adesso non mi ricordo il numero, ma numero consistente. Se per restare al Parco Castello abbiamo comunque degli aspetti positivi con gli alberi messi, ma comunque il permanere di situazioni già comunicate in passato, in particolare la manutenzione straordinaria dell'area umida, quella più piccola, laterale al lago principale, che praticamente frana verso il lago principale, quindi necessita di interventi. Dall'altra parte ci sono poi gli aspetti di gestione idrica e della fauna che vanno gestite. Al parco anche quest'anno sono nati gli aironi, diversi nidi, c'è chi è contento come noi, chi meno, perché questi uccelli mangiano tanti pesci, ma mangiano anche gli anatroccoli e comunque un po' come dire la situazione, no, della catena alimentare che vede appunto prede e predatori, ma è il segno, come dire, da una parte l'importanza del parco dal punto di vista faunistico e non faunistico in genere, dall'altra parte come dire, la fragilità del nostro ecosistema, per cui è chiaro, se aumenta una specie, altre diminuiscono fino a trovare un equilibrio. Comunque, malgrado gli aironi, cioè, le nidificazioni ci sono state sia germani, qui vedete anche le gallinelle d'acqua, ci sono state e chiaramente poi molte di queste sono state predate. C'è il tema delle specie esotiche, la presenza di tartarughe, la presenza di nutrie, per cui non siamo riusciti ancora per tutto l'anno, ci abbiamo tentato di avere l'aiuto dei volontari, ma la burocrazia del piano della città metropolitana contro le nutrie sostanzialmente ci ha bloccati. Questi vogliono tutta una serie di cose, per cui pur avendo a disposizione i volontari, questi volontari non possono intervenire perché non siamo riusciti appunto a risolvere questi aspetti burocratici. Quest'anno abbiamo visto anche problematiche tipo l'infantria che ha distrutto un sacco di infantria, lo vedete sulla destra, no? Questi ragnatele con dentro i bruchi che hanno mangiato tutto spiano, in particolare nella seconda parte dell'estate, nella seconda generazione. Ovviamente ancora non solo animali, ma anche piante invasive e problematiche come l'ambrosia, che qui vedete in modo così filiforme perché c'è un insetto, un coleottero che mangia le sue foglie, quindi ormai diversi anni, che limita la fioritura e limita, diciamo, il danno mangiando le foglie di ambrosia. Ci sono poi appunto la novità appunto, del reintegro delle piantine dell'orto del Bosco Antico, le manutenzioni, un accordo con i volontari importante che appunto ci porta a dei miglioramenti. Dall'altra parte abbiamo anche delle novità di nuove aree, quindi nuove aree umide. Questa che vedete sulla destra è una foto recentissima, vedete stanno mettendo il telo impermeabile nella Golena 4 a Parabiago, con i lavori quasi ultimati, quindi probabilmente per novembre potremo fare una inaugurazione di questa
quest'area. Chiaramente poi abbiamo anche altre aree umide, il Riale, abbiamo la Paradès, sulla destra vedete la Paradès, lì è caduto un albero, è rimasto lì ancora dal nubifragio, purtroppo ci portiamo avanti queste problematiche. Anche in queste aree, non solo, quindi al Parco Castello abbiamo il problema delle specie esotiche. Questa invece è la zona umida della Golena 2, siamo a San Vittore Olona, era appena stata ultimata, si vede bene la conformazione, dopodiché invece sulla bassa, sulla destra, invece la vediamo dopo alcuni mesi, qui così no, ci sono io, ahia. Comunque credetemi, per chi l'ha vista, insomma, è stata appunto rinverdita, ci sono gli alberi, i pesci, perché questa è anche, sia una zona umida, è anche una scala di risalita per i pesci sono entrati nella zona umida e hanno fatto quello che dovevano, quindi era piena, quest'estate era piena di piccoli pesci che adesso non si vedono più, quindi o sono stati mangiati dai soliti aironi oppure sono tornati nel fiume perché abbiamo un ingresso a valle e un ingresso a monte. Questa invece è la foppa di San Vittore, qui ci sono gli aspetti positivi perché è la zona umida più importante del parco con la biodiversità più interessante. Dall'altra parte ci sono delle difficoltà sia la manutenzione ordinaria che anche nella manutenzione straordinaria. Questa invece è la Golena 1 a Canegrate, in basso a sinistra a lavori appena conclusi, guardandola da sud verso nord. Questa invece immagine più alta, vedete da nord verso le Cascinette, dopo pochi mesi con come dire, la Golena che si era già rinverdita. Qui non si vedono perché chiaramente l'immagine non si vede, ma questa golena è sostanzialmente l'obiettivo è quello di ridare spazio al fiume. Ci sono 3 gradini, per cui a seconda della portata del fiume abbiamo una parte della golena più, insomma, più o meno allagata, e quando si ritira l'acqua poi rimane il fango con tutto il richiamo di fauna, non solo, cioè, quindi ci sono sì anche il problema dei rifiuti, e dopo ne parliamo, ma anche l'aspetto positivo di avere non più un fiume chiuso dentro in angusti spazi, ma un fiume che può appunto naturalmente allagare e quindi richiamare anche gli animali. Adesso è pieno di anatre, insomma, è un posto che merita, che sta già dando dei risultati. Qui c'è il tema, sempre sul tema della natura, altre aree, l'Oasi di Pace a Parabiago e altre aree lungo il progetto Pedaolona, qui si parla delle manutenzioni tra Nerviano e Parabiago, ne abbiamo già diffusamente parlato, con il collegamento al canale Villoresi dove abbiamo fatto tutta una serie di attività, no? Durante il progetto di impermeabilizzazione dell'alveo, quindi alberi, le sassaie, le isole artificiali, i nidi artificiali, tutto quello che abbiamo sperimentato lì in modo direi efficace, che vorremmo poi ripresentare e riproporre nel progetto Pedaolona numero 2. Sempre sul tema della natura, vi ricordo l'Apistrada, che è semplicemente un corridoio ecologico dove non si taglia l'erba, e visto che non si taglia erba, crescono i fiori, e visto che crescono i fiori, vengono attirati tutti gli insetti, quindi non solo le api, che poi sono alla base di una catena alimentare che chiaramente è positiva per tutto l'ecosistema. Ad esempio per questo bellissimo uccello che si chiama gruccione, che vedete sulla destra. Purtroppo, magari qualche riflessione sul fatto che tra comuni, malgrado che si risparmi, malgrado che abbia una valenza ambientale importante, non siamo ancora riusciti a coordinarci per poter, come dire, magari rendere più, come dire, più condivisa e più efficace questa apistrada. Però lo possiamo fare quest'anno, se volete, questo prossimo anno. Sull'aspetto faunistico sono andate avanti le introduzioni di pesci, qui c'è il canale Villoresi in secca, abbiamo preso anche quest'anno i pesci della Villoresi, li abbiamo messi nel fiume Olona. E qui vedete tutta una serie di fauna autoctona a destra e a sinistra e al centro purtroppo anche esotica, che a volte è anche molto bella e viene monitorata costantemente dai
da un folto gruppo di fotografi naturalistici che poi pubblicano su Facebook o sui sistemi di tipo iNaturalist di condivisione dei dati scientifici che poi vengono utilizzati anche dal parco. Sul tema agricolo c'è qualche faccina negativa perché purtroppo il tema dei prodotti del territorio a marchio Deco che almeno tre comuni dei nostri avevano condiviso non ha sostanzialmente avuto grossi risvolti, anzi vedo qualche regressione, sicuramente non vedo un coordinamento tra i comuni per poter, come dire, fare sinergie per portare avanti questi prodotti locali, che poi vuol dire anche i mercati, i contadini, eccetera, eccetera. Sempre sul tema agricolo c'è l'Olona Greenway, che non è, insomma, essendo un'area, non è un percorso fruttivo, ma in gran parte in ambito agricolo, ha visto quest'anno la posa dei cartelli, ma purtroppo alcune problematiche importanti di manutenzione del percorso. Invece sulla destra vedete gli alberi e arbusti posati non da noi, ma dagli agricoltori dentro all'interno finanziati dal PSR, dal Piano di Sviluppo Rurale. Adesso purtroppo non è andato bene, devo dire. Cioè, gli alberi e arbusti ce li abbiamo, ma l'aspetto economico legato a questi bandi è stato poco utile, poco interessante per gli agricoli, per cui adesso è uscito un altro bando mi sembra, di 6 milioni di euro, ma chiaramente nessun agricolo osa più partecipare al bando perché poi gli aspetti realizzativi e manutentivi hanno dei costi e se la regione non mette i soldi, in particolare sulle manutenzioni, è chiaro che per niente non si può lavorare. Poi c'è una faccina negativa sul tema forestami, qui purtroppo anche qui, a parte qualche progetto sparso nei nostri comuni, ma non c'è come dire, qualche passo avanti importante a livello di territorio. Sul tema idraulico non è che mi spendo tanto tempo, le opere di laminazione sappiamo bene, le abbiamo viste, ci siamo riuniti al tavolo di monitoraggio, ci sono degli aspetti positivi come le opere ambientali che sono quasi ultimate, altre opere che sono già state finanziate in corso di realizzazione e altri aspetti negativi che invece sono quei soldi che abbiamo stimato in quasi 500 mila euro per completare le opere, in particolare quelle compensative, che attualmente mancano nel quadro economico. Dopodiché c'è il progetto di messa in sicurezza idraulica a monte delle vasche, di cui non sappiamo assolutamente nulla e siamo in attesa. Non va molto meglio nel bozzente, le opere del bozzente. Qui la diga di rifiuti che è stata lasciata sostanzialmente per la totale incuria nell'opera di presa che vedete in alto ha creato delle cose inaspettate, ad esempio questo lago spettacolare che vedete in basso. Però chiaramente non è che era bello da vedere, ma dovuto all'incuria, quindi chiaramente non è una cosa positiva. C'è il tema anche della strada di servizio in cui passano in modo abusivo e anche pericoloso i mezzi non autorizzati. Poi dopo, e qui questo è il bozzente, per cui il degrado che porta, quindi il progetto ambientale dei 400 mila euro che non va avanti, però la natura che comunque fa il suo lavoro pian pianino, quindi vedete addirittura un pioppo che cresce a lato della strada e non è l'unico. E in basso vedete il bozzente con queste aree che si allagano in modo non controllato, se non che poi è arrivato la totale secca del fiume. Questa non è la strada, questa a sinistra, è l'alveo del bozzente che semplicemente si era allagato. Non riuscivamo a capire perché fino a quando siamo andati lungo il torrente e abbiamo trovato una falla nell'argine nel comune di Origio, che vedete sulla destra, che aveva sostanzialmente creato una bellissima zona umida, una roba spettacolare, ma che chiaramente era dovuta al totale degrado, in questo caso non della vasca di laminazione, ma del torrente. Sul tema fruitivo ricordo il Mulino Dei 2024, che è stato molto interessante e molto bello, ma dall'altra parte con solo un mulino aperto a Nerviano. E le attività dei volontari anche che aprono, ad esempio, la Madonna di Dio Ossà, che è qui e che è all'interno del parco. Se
Sempre sul tema della fruizione, abbiamo luce e ombre, a fronte di 150.000 passaggi di biciclette lungo il canale Villoresi, abbiamo avuto anche quest'anno una manutenzione del percorso fruitivo che gridava vendetta e più che altro non gridava la strada, ma i cittadini che si lamentavano con i sindaci perché credono che tutto sia gestito dai comuni. Un altro aspetto negativo lo vedete nel grafico in basso, il minor utilizzo da parte delle biciclette del percorso del Villoresi, probabilmente anche dovuto alla cattiva manutenzione, ma sicuramente a un trend di minor utilizzo della bicicletta e di più utilizzo di chi va a piedi, no? Comunque, in generale, purtroppo bisogna dire che anche nelle altre tratte ciclabili, quindi sia l'Alona Greenway, la pista ciclabile che da Rescaldina ci porta fino al Parco del Roccolo, quindi non solo il Villoresi, c'è una insufficiente manutenzione. Qui siamo alla foppa quest'estate, è chiaro che è percorribile, ma con fatica, non è percorribile. Dopodiché, come vi dicevo, ci sono dei trend in ribasso delle biciclette, ma abbiamo invece dei numeri, quindi trend in ribasso registrati sul canale qui a Parabiago, sul ponte dove abbiamo il contatore. Invece i big data, i dati di Google o i dati ad esempio di applicazioni come Metro Strava ci dicono invece che la gente va più a piedi, no? E quindi abbiamo anche qui questi percorsi che sono già fruibili. Purtroppo quest'anno Olona Greenway è stato bloccato per le vasche di laminazione da Parabiago a San Vittore Olona, ma diciamo che la gente si sposta a piedi. Ci sono poi dei percorsi che, come dire, emergenti, perché si vede il passaggio ad esempio da Strava sulle alzaie, passaggio abusivo chiaramente, come si diceva prima. Sulle alzaie sia del Bozzente, sulle strade quindi di servizio sia delle aree di laminazione del Bozzente, ma anche già in quelle dell'Olona, che sono tuttora in cantiere, ma la gente ci va lo stesso. Poi c'è un altro tema nel nostro programma che riguarda il clima, e qui purtroppo, come già dicevo l'anno scorso, dopo le buone notizie del periodo del Covid, siamo ritornati alle emissioni del pre-Covid, quindi emissioni di CO2, quindi di gas climalteranti, dovute chiaramente ai trasporti che sono ritornati agli stessi livelli di prima del Covid, con alcune differenze però. Ad esempio, una riduzione, e qui quello di prima era i dati di Parabiago, questo della città metropolitana, sia Parabiago, quindi come può essere un altro comune dei nostri, ma anche comunque in tutta la città metropolitana, vediamo ad esempio una riduzione importante dell'uso del treno, che rispetto all'anno scorso, per fortuna, rispetto al 2022 c'è stato un lieve miglioramento del 2023, ma rimane meno utilizzato rispetto ai livelli del pre-Covid. Sul tema pianificazione, abbiamo questo progetto, abbiamo condiviso con fatica il piano strategico di sottobacino Olona-Bozzente, Lambro Meridionale, Lura, eccetera. Però Regione, sia la vecchia legislatura che la giunta dell'attuale, l'ha approvato, l'ha modificato, ma sostanzialmente non vediamo alcun progetto, in particolare il progetto che riguarda la qualità delle acque. Qui non abbiamo assolutamente nessun aggiornamento, malgrado i continui solleciti. Qui poi ricordo anche il programma della biodiversità collegato all'apistrada di cui dicevo prima e il parco Castello, e la pianificazione del Parco Castello, di cui magari riusciremo a parlare. Qui non siamo in Toscana, siamo a Nerviano. Era per farvi vedere che una delle nostre cave, non perché sia quella più importante, ma è una delle nostre cave e come dire, dell'opportunità, visto che ci stiamo mettendo la testa, di farle diventare Parco dei Mulini. Parabiago l'ha fatto, però l'istruttoria di inserimento di queste aree è un pochettino bloccata. Chissà, magari anche le altre cave possano prima o poi rientrare nel parco. Hanno chiaramente, da questa foto si vede che hanno una valenza ambientale impressionante. Ecco,
Ecco, sempre nel tema progettazione, qui parliamo di collaborazioni, dell'apistrada, abbiamo già parlato, della collaborazione con le associazioni e con i partner, tema della comunicazione, dei nostri strumenti di comunicazione, i siti, Olona Greenway Parco dei Mulini e i social, che hanno una serie di valori positivi, specialmente in riferimento al periodo del Covid, ma anche insomma durante l'anno con dei picchi che vanno in particolare a cadere dove ci sono le manifestazioni, ad esempio l'Olona Greenway, vedete sulla destra nel mese di maggio del 2024, questo picco di fruizione del social, ma anche chiaramente anche